avere una sede definitiva, un po' anche perché diciamo il comune ha rappresentato un po' di, ne prendo atto, le difficoltà economiche in cui versa il comune, senza entrare nel merito di chi sono obiettivamente ci siamo resi conto che non potevamo gravare per così tanto tempo sulle casse comunali, per cui un po' questa ragione, un po' la nostra necessità di avere una sede nostra autonoma ci ha portato a trasferirci in questa sede. Chiaramente un ringraziamento, un poco ringraziamento lo rivolgo a Monsignor Penti, perché non tanto, ma anche per l'impegno che ha profuso mettendoci a disposizione questa sede, che è anche un'obbligazione molto congeniale, perché siamo ormai a stretto contatto, a braccetto con la Caritas diocesana, e quindi in relazione al ruolo che svolgiamo possiamo mettere in atto una serie di sinergie, di iniziative congiunte, e quindi questa vicinanza sicuramente potrà essere di supporto e di rilancio alla nostra, alle nostre iniziative. Colgo l'occasione, la Fondazione